Gabrio, allora, CICO 2012, il tuo prodiere alla tua sinistra, sorrido perché abbiamo appena calcolato che ha molto di più della somma dell'età di Simon Siviz e Costa, che sono i campioni mondiali juniores europei in carica e presumibilmente i vostri maggiori avversari qui. Ovviamente è una battuta, intanto con Zucchetti it's over. Sì, con Pietro abbiamo chiuso... Abbiamo chiuso con le Olimpiadi e io penso che Pietro nell'ultimo mese abbia finalmente potuto mangiare e raggiungere il suo peso forma più da 49er che 4,70. Senza quindi nessuno che gli urla come portarlo a spina, che sarà stato anche più piacevole il mese da appena trascorso. Anche questo è uno scherzo, naturalmente. Mi pare che l'intenzione di un nuovo quadriennio da parte tua ci sia. Immagino non con Cesco, con tutto il rispetto per uno, visto che avrebbe più di 50 anni al momento del 49 le avrei, del 2016. A giudicare dalla voglia che vedo nei giovani, mi sa che è meglio puntare su Cesco, perché almeno vado sul sicuro. Cesco, tra l'altro, grazie all'età si permette il lusso di contraddirti come gli pare e non ha certo nessun problema nel dire quello che pensa. Come l'hai trovato dopo le Olimpiadi, Cesco? In grandissima forma, soprattutto dal punto di vista mentale, con tanta motivazione. Questa medaglia di legno penso che sia per lui un forte stimolo per il futuro. Per passare al poker delle medaglie di legno, per passare al poker online, dove serve forza mentale e tantissima concentrazione. Davvero farai un'altra campagna olimpica? Ma questo è poco ma sicuro. Io infatti in questi giorni sto spingendo parecchio sia con la Marina Militare che con la Federazione Italiana Vela per capire quali saranno i nuovi assetti e per poter iniziare da subito. Io non conosco nuovi assetti, però a Spanne è stato detto che tutto viene rimesso in discussione, risorse soltanto a chi se le merita, che significa buoni risultati nelle classi internazionali, niente al buio, nemmeno vedo agli anziani. Vedo che sai molto più di me questo. No, è quello che è stato detto generalmente. Dimmi che così finalmente riesco ad avere qualche informazione. Ti suggerisco semplicemente di vedere le interviste al presidente su Sei Rev. No, io ho visto l'ultima intervista al presidente, che era quella del dopo Olimpiade, subito dopo le Olimpiadi, e l'ho visto molto amareggiato, giustamente, e mi sembrava che puntasse molto sui giovani, cosa giusta. Poi bisogna vedere se veramente ci sono i giovani e se veramente si vuol puntare e in che modo. E comunque io penso che un quarto alle Olimpiadi, il miglior piazzamento della squadra italiana, sia un ottimo risultato per iniziare. Avevo fatto questo discorso al presidente 4 anni fa, ancora prima che venisse eletto a presidente, quando ci eravamo sentiti nel dopo Qingdao. E non so, io sono di quelli che ci crede ancora tanto, sia in questa nuova federazione, che ormai c'è già 4 anni. Però secondo me bisogna mettersi a lavorare subito. È vero che stai ripensando di andare con Andrea Trani? È una delle possibilità? La stiamo valutando, ci siamo parlati, ci siamo confrontati. Andrea ha una situazione familiare con due bambine, quindi comunque non può fare solamente la classe olimpica. A partire da una questione economica, ma anche per una questione di impegni suoi personali. Vorrei segnalarti che tra le righe hai comunicato alla tua fidanzata che non farete bambini per 4 anni. No, beh, questo non c'entra niente. Ne prendiamo atto. No, nel senso che comunque lui deve un attimo capire bene cosa fare, come organizzarsi la sua vita personale, che poi era stato peraltro il motivo per cui ci eravamo lasciati dopo, anche quello era il motivo per cui ci eravamo staccati, lasciati dopo Pechino. Quindi a parole sono tutti bravi, però ora bisogna dare spazio ai fatti. E i fatti sono che ci sarà un consiglio, cioè un'elezione presidenziale della federazione a gennaio, mi sembra di aver letto, tipo 19 gennaio, date di questo tipo,
Spero che si parta prima, perché partire nel 2013 vuol dire già perdere un anno. Parliamo anche di questi Chico, sei d'accordo che certo tu hai una situazione diversa, non devi dimostrare nulla, comunque potenzialmente per la vittoria te la vedi con i giovanissimi, con Simon e Yash? Guarda, onestamente noi siamo venuti qua, la scelta di venire qua con Cesco è stata anche in tal senso, siamo venuti veramente a divertirci. Siamo venuti a divertirci perché faccio parte della Marina Militare che ha investito in questo quadriennio parecchio su di me e mi ha chiesto di rendere omaggio al campione italiano, manifestazione in cui la Marina ci tiene, quindi sono venuto con molta gioia a fare questa regata. Chiaro è che Cesco non metteva la braga da 3 anni, 4 anni. Un po' meno, giochi del Mediterraneo, 2009 è un po' pezzetto, 2009, sì. 3 anni, un po' più di 3 anni, dai. E quindi abbiamo fatto la prima uscita insieme dopo 3 anni, 2 giorni fa. Sì, bel discorso, ma se no, Simon ti arriva davanti ti girano come un elicottero. Vabbè, ma questo non c'entra, dipende come, ma non, guarda, se fossi venuto qua per fare risultato non sarei venuto dopo un mese di vacanza a fare surf. Kitesurf no, non ti interessa. No, no. Potrebbe essere una buona idea. Vabbè. Allora ragazzi, vi vedo in ottimo spirito e non mancherò di venirvi a disturbare ancora dopo le prossime regate. Buon divertimento per oggi, grazie mille. Ciao.